Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, qui in giardino, per raccontarvi la storia di Enrico da Corato, che ci ha scritto all'email che vedete in sovraimpressione, dove veramente in tanti scrivete tutte le vostre storie che raccontano come la vostra vita si è intrecciata con quella di Padre Pio, come ad esempio Enrico. Enrico da Corato, 32 anni, dalla nascita ci scrive un'insufficienza renale e sin da piccolo aveva una simpatia per il santo del Gargano. Mi piacevano le sue storie, i suoi miracoli, ma non sono mai stato attaccato alla chiesa, alle preghiere, fino al giorno in cui è successo qualcosa di drammatico. Vigilia di Natale 2007. Stette male, iniziò ad avere febbre, 38 e mezzo, 39, vomito, passavano i giorni, flebo, terapia antibiotica, a casa. Tutto questo durò fino a Capodanno, la notte del 2 gennaio alle 5:30 del mattino, ancora sta proprio male, suda freddo, mi sentivo svenire. In quel momento a casa pensammo che avessi qualcosa ai reni e qualcosa non andava. Così i miei genitori mi portarono in ospedale, dove per 3-4 giorni mi dicevano che era gastroenterite, e poi venne portato in un altro ospedale ad Andria. Arrivati lì, fatti i raggi, si scopre qualcosa di strano, drammatico, una macchia nera sulla pancia quanto il palmo di una mano. Mi fanno la TAC, scoprirono che quella macchia nera era un piastroma, una macchia di pus, praticamente aveva una sorta di appendicite che non avevano capito cosa fosse proprio a Corato e che si era rotto già nell'intestino, quindi l'infezione ormai stava camminando. Addirittura gli diedero 2-3 giorni di vita perché bisognava operarlo con urgenza. L'unico posto era a Corato, quindi lo riportano a Corato con l'ambulanza, mi ricoverano. Così la mattina del 3 gennaio viene operato Enrico. Dice: sono il primo ad entrare in sala operatoria. Passano i giorni, ma la situazione non cambia affatto. Febbre alta, ancora 38, il drenaggio che non pescava niente, le buste che erano appena appena unte, e insomma la situazione era veramente drammatica. Come vide i suoi genitori, gli dicono: bisogna operarti di nuovo Enrico. Era di nuovo da operare, la cosa non la voleva sentire, forse c'era stato qualcosa che non andava anche nell'intervento, si era riformata l'infezione, quindi aveva tanta paura. Aveva 19 anni, era il 9 gennaio del 2008. Intanto però quella sera, la mamma e suo papà, nel momento in cui lo stavano per salutare, succede qualcosa di strano, perché la mamma lo stava per salutare e anziché vedere i genitori a fianco a lui, vado sul virgolettato di Enrico per darmi il bacio, come facevano tutti i giorni di fronte al mio letto d'ospedale. Apparve Padre Pio, era solo il suo volto che mi guardava, lo ricordo bene come se fosse oggi. In quel momento ero come se fosse andato in un altro mondo, ero incantato dal suo viso, tanto che mia madre mi disse: Enrico, ti ho salutato, ma lui non rispose. In quel momento mi ripresi e dissi a mamma e papà: vedete Padre Pio lì? E puntò il dito. In quel preciso momento poi sparì, ma dopo 4-5 secondi un'altra volta, ancora a mia madre e a mio padre, eccolo di nuovo. Mio padre e mia madre, sorpresi, non vedevano nulla, lo vedevo solo io, tanto che mi arrabbiavo con i miei genitori, dicevo: ma come non fate a vederlo, è lì, e puntavo il dito, ma niente, loro non vedevano nulla. La mamma era contenta, io invece ero confuso, non sapevo se era venuto a trovarmi per salvarmi oppure per portarmi via. Mia madre mi disse: stai tranquillo, non avere paura, se Padre Pio è qui ti vuole aiutare. E così gli diede un'immaginetta con il volto di Padre Pio. Il mattino si sveglia e dopo aver fatto la TAC per individuare tutte le parti del pus da operare, lo portano giù e gli dicono: niente, non c'era più niente, non vedevano nessuna presenza. La febbre scende a 36, i giorni precedenti non era scesa dai 38, dall'intervento precedente, addirittura dopo 2 giorni mi dimettono. Enrico subito la prima cosa che fa è venire qui a San Giovanni Rotondo per ringraziare Padre Pio per questa grazia strappata alla Madonna. Infatti mi sento fortunato, dice, da quel giorno ho sempre pregato Gesù, la Madonna, grazie all'intercessione di Padre Pio. Oggi ho 31 anni e il 2 febbraio 2021, dopo 5 mesi di dialisi, ho risolto l'insufficienza renale. Ho fatto il trapianto,
mamma mi ha donato il rene e sto bene.